Una casa caratteristica di qua, molto semplice, ai bordi della foresta. E qui la nostra equipe sta facendo una formazione. Già parecchi anni che veniamo in questa zona a fare sensibilizzazione e abbiamo constatato che veramente solo da quest'anno hanno incominciato a rispettare un po' la legislazione forestale. Questo è un buon risultato per le comunità di base che gestiscono. Quello che noi vorremmo è che la gente non bruciasse più la foresta, anche se sappiamo che la gente sta aumentando ed ha bisogno di terre per la loro sopravvivenza. Il problema è che quando anche queste terre in cui oggi giorno sono occupate dalla foresta verranno dedicate all'agricoltura e quando diventeranno poi anche loro sterili, saremo sempre punto di partenza e la gente a sto punto avrà perso le proprie terre e avrà perso la foresta e tutti noi avremo perso la biodiversità.